Quali sono le leve del cambiamento su cui bisogna insistere per migliorare il Servizio Sanitario Nazionale? Ma innanzitutto quello della conoscenza. Conoscere significa poter migliorare, e se non si conosce evidentemente si prendono decisioni che molto spesso non siamo in grado di monitorare nel corso del tempo e possono avere anche degli effetti negativi. Per esempio la crisi finanziaria in questo momento impone dei tagli per la prima volta anche alla sanità. Questi tagli non devono essere indiscriminati, devono essere ponderati, perché altrimenti si riflettono, come sta già succedendo negli altri paesi, Grecia, Spagna, Irlanda, in aumento di problemi per la popolazione. Si è stati troppo lenti fin qui nelle risposte date alla crisi economica in questo settore? Ma guardi, nel corso degli anni la sanità è stato l'unico settore in cui le risorse non sono diminuite. Okay? La crisi finanziaria impone che anche nella sanità si cominci a tagliare. Il problema italiano è un po' nella lentezza con cui si prendono decisioni. Adesso chiaramente ne dobbiamo prendere in emergenza. Sapevamo che ci sarebbe stata questa necessità e forse fino adesso insomma siamo stati un po' lenti nel prendere decisioni, ma non per quanto riguarda l'allocazione delle risorse. Voglio sottolineare, la sanità è l'unico settore in cui le risorse fino al 2012 non diminuiranno.